Siamo, intanto sono i 34, quindi abbiamo ancora un paio di minuti di compatibilità. L'argomento di oggi, tante fumetti, dice, ma chissà di cosa si tratta, adesso oggi ne parleremo. Avrebbe dovuto essere presente qua Marcello Toninelli, ma ha avuto, ragazze venite pure avanti, ha avuto problemi gravi con la casa, si è completamente allagato il bagno, ha dovuto rompere tutto, è in emergenza assoluta e non se l'è sentito di lasciare ovviamente la moglie da sola. Vi saluta tutti caramente e al suo posto, salutato altrettanto caramente, c'è Alberto Brambilla. Chi è Alberto Brambilla? Beh, è un ragazzo davvero, davvero in gamba, preveggente, talentuoso e preparato. Poi finisco con le lodi, ma è assolutamente vero. È il, correggimi o fammi delle aggiunte se sbaglio, il responsabile degli eventi, l'ideatore, il creatore delle mostre eventi che si tengono naturalmente in collaborazione con altri, sì, si dice sempre non da solo, ma per carità è ovvio, di Wow Spazio Fumetto, che è in Viale Campania 12. Poiché Alberto aveva organizzato un magnifico incontro proprio con Marcello Toninelli lo scorso anno, poi ci dirai prima di iniziare, ci accennerai brevemente alle iniziative che hai fatto lo scorso anno nell'occasione del centenario di Dante, in assenza di Toninelli, per non stravolgere il palinsesto, chi meglio di Alberto Brambilla poteva sostituire Toninelli, che è qua tipo nume. Fra l'altro mi è venuto da ridere, sai Alberto, io ieri mattina ho fatto un incontro con gli studenti su Giorgio Caproni, livornese. Oggi Toninelli, livornese. Ho detto Livorno, 48 ore filate, comincia a diventare pressante. Vuoi, prima di iniziare, accennare soltanto brevemente a che cosa avete fatto lo scorso anno in occasione di Dante 750? Sì, allora, per prima cosa grazie per i complimenti immeritatissimi. È tutta una sviolinata, una controsviolinata, no, è vero, è bravo. E posso dire una cosa, è la dimostrazione come se voi credete in un'idea o in un progetto, anche partendo da zero, senza una lira, senza niente, si possano creare delle cose. L'ho chiamato anche per questo. Noi siamo l'unico museo del fumetto che c'è in questo momento in Italia, perché ce n'era una a Lucca che ha chiuso una vita burrascosa. Esistiamo da 5 anni e cerchiamo sempre di fare mostre che abbiano un lato didattico, su argomenti anche esterni al fumetto. Ad esempio, abbiamo fatto appunto una mostra su Dante il fumetto, mostre più prettamente fumettistiche, mostre più ludiche. Ora abbiamo una mostra su Guerre Stellari, ad esempio, per cui siamo strapieni di famiglie e di nerd e siamo tutti felicissimi sia delle famiglie. Dunque, a proposito di nerd, appena l'ho visto ho detto ti sei messo la giacca, lui fa sì, però sotto la maglietta Doctor Who, non so se frequentate. Dovevo mettere la giacca per parlare con. Cos'altro di. Appunto, siamo l'unico museo del fumetto di Milano e avevamo organizzato una mostra sul rapporto fra Dante e fumetto. Quello che ho portato oggi è un po' un estratto, per cui non mi concentrerò solo su Toninelli, perché Certamente. lui avrebbe potuto parlare ore e ore della sua produzione raccontando un sacco di aneddoti. Io parlerò di lui, ma vi farò vedere un po' anche come è stato raccontato Dante nel fumetto italiano e non solo. Anche perché è interessante perché il fumetto italiano ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti dell'educazione, della didattica. Il Corriere dei Piccoli, Topolino, cercano sempre di intrattenere e educare. Le riviste cattoliche ancora di più, Giornalino, Vittorioso, eccetera. Ma Dante è abbastanza assente da questi percorsi. Posso interromperti un attimo? Ha detto le riviste cattoliche anche di più. Vorrei ricordarvi, così per inciso, che è stato Paolo di Tarso il primo a capire l'importanza dell'immagine, del disegno, dell'icona. Tant'è vero che venendo da una religione, quella ebraica, che in qualche modo è la madre, il luogo da cui deriva la religione cristiana,
venendo, dicevo, da una religione come quella ebraica, in cui Dio non ha volto, non ci sono santi con i volti, ha creato l'imperativo categorico e comportamentale di dare un volto a Gesù, poi qualche secolo dopo anche alla Madonna, di dare un volto a Dio. Infatti voi, non so se adesso forse un po' meno, ma io ho memoria che le prime immagini di Dio erano immagini del tipo Leonardo, grande barba lunga bianca, capello lungo, e quello era Dio, ve l'immaginate, insomma. Ma da grande stratega della comunicazione, Paolo di Tarso è stato quello che ha imposto il fatto di dare volti a Cristo, alla Madonna, ai santi, insomma, poi tutta la pletora di personaggi che si sono susseguiti nei secoli. Scusami l'interruzione, ma non c'è problema. A proposito del lungimiranti, i giornalini cattolici. Sì, sì. Io ad esempio mi sono laureato in statale con una tesi sui Promessi Sposi a fumetti, e i Promessi Sposi sono molto più presenti di Dante, anche perché vengono letti di più probabilmente agli elementari rispetto alla commedia, vengono letti in maniera forse più vicina al testo base, per cui ci sono molti più casi di fumetti che raccontano i Promessi Sposi piuttosto che Dante. Allora, adesso possiamo davvero iniziare, signore e signori, buonasera, cominciamo ufficialmente. Possiamo iniziare a parlare del fumetto e di Dante. Ogni tanto tu fa quello che vuoi, ogni tanto ti interromperò e mi perdonerai. Quando è che nasce, a che anni risalgono i primi fumetti su Dante? Il primo fumetto su Dante, che dovrebbe essere il primo in assoluto italiano, è questo qua, 1947, e l'autore è Benito Iacovitti. È più vecchio di me, pensa un po'. Iacovitti, non so se lo conoscete, è stato uno dei più grandi disegnatori umoristici italiani di fumetto. Il suo personaggio più importante è Cocco Bill, nato sul Giorno dei Ragazzi, Zorri Kid, e la sua caratteristica dell'età matura era riempire ogni centimetro possibile della vignetta. Aveva un horror vacui spaventoso. Qui ancora si contiene. Nelle produzioni degli anni 70, ad esempio, in una vignetta, se c'era un buco libero, metteva un pesce che volava, un verme col cappello, un salame, un piede staccato dal corpo, in una maniera completamente surreale. Da notare, mi perdonerai, la seconda vignetta in basso partendo da sinistra. Siamo nel 47. Esatto. La Repubblica Italiana è appena nata. Questo qui viene da un giornale satirico che si chiamava Belzebù. Lui, Iacovitti, aveva avuto prima una carriera sul Vittorioso, che era il primo giornale cattolico a fumetti fatto dall'Azione Cattolica proprio. Ed era stato una delle anime, e anche dopo la guerra Vittorioso ha avuto un periodo di interruzione durante la Seconda Guerra Mondiale, anche dopo sarà una delle anime del Vittorioso, ma ha lavorato anche molto su giornali di satira, e lui di base era reazionario, è sempre stato accusato di essere uno dei fumettisti di destra poi negli anni successivi. E questa sua versione della commedia si chiama appunto La rovina in commedia, e racconta di questo tizio, che è un classico omino da Iacovitti. In quegli anni aveva disegnato una storia breve con un personaggio analogo, che racconta da come da balilla lui ha continuato a cambiare veste, poi con anche la fine della guerra diventare prima un partigiano, poi un filo americano, poi un filo comunista, eccetera eccetera, fino a tornare fascista e morire. Comunque questo omino qui è un classico omino di Iacovitti, che si ritrova come Dante. Vorrei far notare una cosa, che la sinistra è indicata con la falce e martello, la destra con la stella. Già il disegno è emblematico. Da che parte sto? Punto interrogativo. Vai. Lui si ritrova in questa Italia in rovina e non sa dove andare, e come Dante trova sulla sua strada tre belve. La prima belva, lui deve decidere da che parte andare, centro, sinistro o destra. La prima belva a destra sono gli Stati Uniti d'America, che sono la lonza. Il leone è la Gran Bretagna, che sta al centro, e a sinistra c'è la lupa, che se notate sta allattando Tito e Palmiro. Nessuna delle tre lo aiuta a trovare la retta via,
anzi la lupa alla fine lo azzanna e lui esclama: la lupa mi ha dato la fregatura più grossa. Per cui da dove sta Iacovitti? Alla fine compare Dante, che ha già visto una situazione problematica per l'Italia e decide di accompagnarlo nel suo viaggio. La seconda pagina, qui già Iacovitti si è divertito di più. Aspettate che Windows purtroppo è orrendo. Io vivo per Ubuntu, non pensate che sia un fan di Mac perché Mac è peggio di Windows. Allora, vedete, l'Italia viene rappresentata in questa maniera, quindi completamente distrutta, con le torri sfondate, il braccio rotto, la vignetta, la prima vignetta e la Non si è seconda più striscia. ripresa dal 47. Nel 47 ancora era così. E Dante, che peraltro è disegnato in maniera non canonica, tipo che qui si sta accendendo bellamente una sigaretta, lo porta a vedere la rovina e a vedere i vari peccatori della nuova Italia, quelli che stanno creando difficoltà a ricostruire, appunto, a ricostruire il paese. Per cui nel limbo ci sono costoro che stanno sempre zitti, non vedono e non fanno né male né bene. E questi sono coloro che dicono e fanno un sacco di cose senza la testa, sono gli irresponsabili. Vedete, quindi una rivisitazione de degli ignavi in chiave politica del 47. Sì, devo dire assolutamente profetica, però, ahimè. Vai. Arrivano poi, dopo il tram di Caronte, arrivano alla porta dell'inferno. Due, continua, ma sì. Purtroppo non è continuato, il giornale Belzebù ha chiuso e la versione della commedia di Iacovitti termina così. Purtroppo solo due pagine, chissà che cosa avrebbe fatto dopo, probabilmente altre battute cattivissime e basta. Nel suo stile. Dopo il 47. Dopo il 47 arriviamo alla versione più famosa della Divina Commedia. Probabilmente qualcuno gli è capitato di leggere perché è stata ristampata 6 milioni di volte. È L'inferno di Topolino. Io però avevo. Eccole qua. Topolino all'epoca non era il Topolino che abbiamo in mente adesso. Questo qui è il primo numero di Topolino in Italia, 1932. L'editore si chiama Nerbini a Firenze ed era un giornale. Nel 1935 passa Mondadori. E la sua caratteristica è che, a differenza del Topolino, aveva due differenze rispetto al Topolino che abbiamo adesso. Una è il formato, che non è una robina grossa così, ma era proprio un giornale. Era da 40 centimetri, 16 pagine, 32 nel momento di massimo splendore, se non ricordo male. Seconda caratteristica, al suo interno aveva anche storie d'avventura. Venivano pubblicati Cinefranco, che erano due ragazzi che andavano a fare le avventure in Africa e sparavano ai leoni e ai negri, perché gli anni erano quelli. Oppure Brick Bradford, che era un tizio che viaggiava nel tempo con un'astronave, e poi fumetti italiani, bellissimo Saturno contro la Terra, che racconta di come gli italiani sconfiggono i saturniani che invadono la Terra. Siamo negli anni 30. Peraltro è scritto da Zavattini, soggetto di Cesare Zavattini, che all'epoca era il direttore dei periodici a Mondadori, sceneggiatura di Federico Pedrocchi, che era il direttore di Topolino, e disegni di Scolari, che non avrete mai sentito nominare. Vi ricordo che Cesare Zavattini è stato il più grande sceneggiatore del neorealismo, quindi. E ha fatto un fumetto con i Saturniani che usano le aquile giganti per attaccare il Duomo di Milano. Dopo la guerra riprende come giornale perché si interrompe per un piccolo periodo e iniziano a comparire. Era comparso qualcosa sporadico anche prima della guerra, ma non su Topolino, su altre testate, su Paperino. Qui compare la prima storia italiana di Topolino, che prima di allora tutte le storie di Topolino, proprio di Mickey Mouse, erano americane, fatte da tale Floyd Gofferson, che era un disegnatore che avrebbe dovuto supplire il primo creatore di Topolino per qualche settimana e ci ha lavorato 40 anni. Nel 49 Mondadori, che pubblica Topolino, compra delle macchine per stampare la selezione del Reader's Digest,
gli sono costate tantissimo queste macchine, e allora deve ottimizzarne il costo e decide di ridurre di formato Topolino. Per cui dal giornale Topolino viene pubblicato nel formato che conosciamo adesso, che era il formato del Reader's Digest. Questo qui è il primo numero di Topolino, 1949, nell'aprile. Questa immagine qui è particolare perché se voi guardate qualsiasi versione della Divina Commedia dell'Inferno di Topolino, questa immagine non compare, perché è un'immagine promozionale uscita su un altro albo Disney, un almanacco. Nella didascalia viene annunciata la pubblicazione di questa storia e viene detto che ci sarebbero state 40 tavole animate, per cui che la storia sarebbe stata su 40 tavole. In realtà sono praticamente il doppio quelle pubblicate. Vuol dire che l'Inferno di Topolino era stato pensato per la pubblicazione in giornale e hanno dovuto modificare la sceneggiatura e probabilmente le prime tavole per adattarla alla pubblicazione del libretto. Un'altra. Chiedo scusa se ti interrompo. Scorrendo con gli occhi la didascalia apposta a sinistra, è divertente ma illuminante l'Inferno di Topolino, i cui versi sono stati scritti da uno specialista in rime da matti, Guido Martino. E quando Martina. Dante più Disney più un matto si mettono insieme, saltano fuori cose infernali di cui vi diamo qui un piccolo campione. Chi è Guido Martino? Guido Martina è il Martina, si legge male. È scansione da un fumetto del 48. No, scusami, per cui ci sta. Non lo sapevo. Guido Martina è stato il più prolifico sceneggiatore italiano di Topolino ed è un caso unico che per l'Inferno di Topolino i testi siano stati attribuiti a lui, o meglio, i versi li hanno attribuiti a lui. In realtà lui aveva proprio ideato la storia, aveva scritto tutti i testi vignetta per vignetta, non soltanto i versi che accompagnano le vignette. Se vedete, ci potresti illuminare sulla presenza di animali come i corvi e soprattutto il serpente, che mi richiama l'Eden potentemente? Sì, ma qui è semplicemente perché il disegnatore, Angelo Bioletto si chiamava il disegnatore di questa storia, lui odiava fortemente disegnare fumetto Disney, l'ha dovuto fare per mangiare, ha fatto tre storie in vita sua. Lui era famoso per aver disegnato i moschettieri di Nizza e Morbelli, non so se avete presente. Sì. E allora le sue tavole si divertiva ad arricchirle di disegni poco disneyani, quindi di animali non disegnati, cioè i corvi che vedete qui sono molto diversi dai corvi che ci sono in Dumbo, se avete presente, che è più o meno coetaneo. I corvi Disney normalmente dovrebbero essere come quelli di Dumbo, perché Dumbo è 51? Non mi ricordo minimamente, sono tremendo con le date io, però e comunque il character design dei personaggi Disney era quello lì e i disegnatori erano tenuti in qualche modo a seguirlo. Bioletto lo fa sui personaggi disneyani perché non li ama e quindi non li farà mai i suoi. Molti sono proprio dei ricalchi dei personaggi come sono disegnati in America, dei model sheet o delle strisce americane, mentre gli alberi contorti, i corvi, i serpenti, il lupo, i diavoli dell'Inferno di Topolino sono tutti creazione di Bioletto, che si è divertito molto a disegnare queste cose, mentre appunto Topolino l'ha sempre un po' buttato via. In un potente segnale di insofferenza. Vabbè, sì. Voi disegnate così, adesso arrivo io. Dicevo, è molto strano che Guido Martina sia stato accreditato, cioè è l'unico caso, perché finché non è morto Disney, la Disney ha sempre finto che tutti i fumetti Disney fossero fatti da Disney, tutti scritti e disegnati a Disney, che è una cosa impossibile perché un disegnatore molto rapido riesce a fare 2-3 tavole al giorno, ma uno molto molto rapido. Se pensate che Topolino sono 100 e passa pagine di fumetto a settimana, è matematicamente impossibile che facesse tutto Disney. Parliamo dell'Inferno di Topolino. Vedete, questa qui è la testata che c'è nella prima puntata. Anche qui la Sinfonia Allegra è di Walt Disney, per cui l'autore della storia è Walt Disney secondo la Mondadori del 49, ma la verseggiatura è di Guido Martina. Questa qui è la prima tavola che riprende in qualche modo il disegno che vi ho fatto vedere prima. Notate
che ci sono le tre fiere. Una, due, e cioè non c'è un leone in realtà, è più, c'è un leopardo. Questa Sì, dovrebbe ma è essere un una leopardo lonza. addomesticato, sembra un cane con l'osso in bocca, quindi è un leopardo che tanto leopardo non è, Ma in vabbè. più ci sono tot serpenti, dei teschi, cose che nel fumetto Disney normalmente non ci sono, Certo. perché servivano a dare l'idea appunto della selva oscura, del terrore scatenato dal luogo. Contate che il fumetto in qualche modo si rivolge a dei bamb ai bambini che qualcosa di Dante sanno già. Vuole leggere i versi? Come nel primo canto v'ebbi a dire, in una selva oscura mi trovai che nel pensier mi fa rabbrividire. Quivi sospiri, pianti ed alti guai, parole dire e suon di man con quelle sì che pareva d'essere in tramvai, nel quale il passegger vede le stelle, impero che viene compresso al punto che dalle fauci gli escono le Guido Martina veniva chiamato il professore perché lui in effetti era un professore di lettere al liceo e tutto l'inferno di Topolino è verseggiato con terzine dantesche e concatenate tutte dalla prima all'ultima, per cui non ne ha sgarrata una. Poi ovviamente non è una poetica perfetta, però dal punto di vista della metrica Martina è stato impeccabile e tutto il fumetto è composto quindi un doppio sistema testuale, i balloon all'interno delle vignette e le didascalie in calce alle varie vignette. Sì, però devo notare che ha letto davvero la commedia perché c'è un mix pazzesco di terzine prese, non so, dalle Malebolge, Sì, dall'inizio, ha da canti saccheggiato diversi. molto bene. Sì, Sì, ma sì, sì. appunto Martina, che poi ha scritto un sacco di storie ed è abbastanza odiato tipo da me e da altri fan Disney perché ha stravolto i personaggi. Uno che faceva che Paperone era tipo un criminale che abbandonava i soci agli indiani per rubargli i soldi, roba di questo tipo. Però in questo caso ha fatto un lavoro davvero, davvero incredibile perché è andato a saccheggiare molto bene, con molta arte, il testo dantesco. Questo è uno dei miei passi preferiti. Accidenti, Pinocchio, di tutto c'è. Sì, altra caratteristica di Martina, non teneva separati gli universi disneyani. Cioè, normalmente c'è il mondo dei Pape, cioè Paperopoli, Topolinia, all'epoca c'era Giuncavilla, che era la città di Buci, che era uno scarafaggio praticamente simpatico, e poi vari film. C'erano anche i fumetti di Pinocchio, ma Pinocchio stava nei fumetti di Pinocchio, non finiva nei fumetti di Topolino. Martina contaminava molto. C'è un'altra storia di Martina in cui il cappellaio di Topolinia è il cappellaio matto di Di Alice, ad Alice. esempio. Qui sono nel bosco che sarebbe dei suicidi. In realtà, su Topolino, anche all'epoca, dove le regole erano un po' più morbide, non si poteva parlare di morte. Se avete presente i fumetti Disney, non solo non ci sono padri e figli, ma non muore nessuno. Fino a qualche anno fa non potevano neanche sparare i personaggi. Fino a qualche anno fa Gamba di Legno non poteva minacciare Topolino con la pistola. Ci sono storie in cui sono stati modificati i disegni di Gamba di Legno con la pistola, trasformando in Gamba di Legno che punta Topolino col dito e Topolino terrorizzato. Per cui Martina deve trasformare il bosco dei suicidi in qualcos'altro. La cosa bellissima che fa è che mantiene il contrappasso però dantesco, per cui tutta la commedia, tutto l'inferno di Martina mostra dei peccati che possono essere comprensibili ai bambini e delle punizioni non troppo cruente adatte a quei peccati. Ad esempio, invece dei suicidi, ci sono i monelli. Coloro che sono stati violenti contro le cose vengono presi, buttati all'inferno negli alberi. E qual è la loro pena? Che gli alberi verranno segati e trasformati da un falegname, che è in questo caso Mastro Geppetto, in banchi, che temo di non avere la pagina successiva, infatti non ho la pagina successiva, che verranno distrutti da altri monelli, che
nelle scuole della terra. In questo c'è molto di Gian Burrasca. Io ho l'impressione che nella sua mente abbia assemblato una quantità di riferimenti Beh, pazzeschi, Gian perché Burrasca all'epoca era molto letto, appunto. molto, per cui è possibile. Sì. Qui a me è sempre divertito questo fatto che i bambini trasformati in alberi diventassero banchi distrutti da altri bambini. Sì, appunto. E tutta la commedia di tutto l'inferno di Topolino è fatto così, per cui Ugolino non può mangiare una testa, è un arbitro di calcio che all'ultimo ha fischiato un rigore inesistente contro una delle due squadre perché tifava l'altra, e invece di mangiare una testa sta masticando un pallone. Perché, per cui tutto è virato, per cui lui è traditore però della sua missione, del suo fare l'arbitro. Allora, siamo arrivati alla fine degli anni 40, siamo arrivati agli anni 50. Negli anni successivi o nei decenni successivi? Nei decenni successivi c'è un po' il vuoto. Cioè, adesso volevo finire un attimo l'ambito Disney, che è molto chiuso in se stesso, perché il fumetto Disney è sempre vissuto per conto suo. Quindi l'ambito Disney finisce, non continua? No, l'ambito di ci sono stati altri tre fumetti Disney Sì, però danteschi. La Disney come in scatole chiuse, dici? sì, esatto, perché in generale il fumetto italiano ha sempre lavorato in filoni diversi, che si influenzavano poco fra di loro. E soprattutto i fumettisti Disney di solito facevano fumetto Disney e i lettori Disney leggevano Disney o poco più, per cui è molto chiuso in se stesso. Questo qui è l'inferno di Paperino, che funziona un po' come l'inferno di Topolino. La differenza è che non sono pene per i bambini, quelle che vede nell'inferno, ma pene per gli adulti, perché Paperino ha avuto una giornata infernale, dove ha avuto problemi con la burocrazia, con il traffico, con la gente che inquina, eccetera, eccetera, e sogna le varie pene per questi personaggi. Qui appunto stanno entrando nel girone dei burocrati. Dante è disegnato quasi come un fantasma. In realtà non è Dante, è una specie di Virgilio. Adesso Ah. che è come qui è Dante, ma lì è praticamente disegnati i denti come Virgilio. Da dietro non lo riconoscevo. Ed è Archimede in veste di Virgilio. Qui anche l'inferno di Paperino ai versi in terzine, però Massimo Marconi, che è lo sceneggiatore di questa storia, non ha l'abilità di Martina, per cui non tutte le vignette hanno le terzine dantesche, e soprattutto lavora a terzine, a blocchi di terzine, per cui non le ha concatenate tutte per tutta la durata del fumetto. Mi permetto un piccolo riferimento, una memoria. La bocca, che vedete al centro, che dovrebbe essere l'ingresso dell'inferno vero e proprio, è copiata pari pari da un film, Dante's Inferno, con Spencer Tracy del 1935. Può essere, Può mi essere. fido, mi fido. Sì, Questo sì, sì. fumetto è degli anni 80, se non ricordo male, è dell'87 l'Inferno di Paperino. Certo. Questa invece, sempre ad opera di Guido Martina, si chiama Paolino Pocatesta ed è la storia appunto di Paperino e di Paperina come Paolo e Francesca. La storia è completamente stravolta e vengono usati personaggi che non c'entra niente. Ad esempio, questo bassotto è il Pastator Cortese, bandito romagnolo di 5 secoli dopo Dante, Re della strada e re della foresta. che non c'entrerebbe niente. Però è Romagna, Martina faceva molti casini di questo tipo e ha buttato tutto dentro insieme. E la storia appunto con Paperone che fa praticamente Gianciotto, Paperina va in sposa Paperone, ma lo tradisce in qualche modo con Paperino, trovando dove lui nasconde i soldi. Poi Paperone li becca
e li calcia fuori dal castello. E guardavo come colombe dal disio chiamate vanno all'inferno spinte da pedate. Questo è un tipo di comicità che ha riscontro facile immediato proprio nei bambini. Cioè il bambino, l'adulto sorride, il bambino ride a una battuta del genere, no? Quindi è una scelta di un livello ben preciso, no? Di linguaggio comico. Alla fine Topolino ha un target fra i... adesso l'hanno messo fra i 7 e gli 11 anni, se non ricordo male. Per cui un bambino che agli elementari qualcosa di Dante magari l'hanno letto, perché questo verso fa ridere, in realtà però indipendentemente dalla conoscenza del testo originale. Chi conosce poi il testo originale ovviamente ha uno sghignazzo diverso. Ultimo Disney invece è Messer Papero e il Ghibellin Fuggiasco, che racconta di un antenato di Paperone, Messer Papero, che aiuta Dante a uscire dalla selva oscura facendosi pagare. Per cui Dante qui, che è disegnato appunto umano con il naso da Dante e il vestito da Dante, che deve andare a fare un viaggio addirittura nell'altro mondo, e praticamente è una storia quasi didattica sui guelfi e sui ghibellini. Per cui nella storia Paperone spiega per i bambini la differenza fra guelfi e ghibellini, perché sono in lotta gli uni con gli altri, e la storia finisce con Dante che viene esiliato e anche loro che vengono esiliati perché hanno aiutato Dante. E da lì poi c'è tutto un ciclo di storia in cui Paperone giri i vari luoghi della Toscana medievale, conosce i vari personaggi storici dell'epoca. Perdonate. Cambiamo completamente. Via la Disney. Questa qui è uno dei fumetti italiani, diciamo, didattici più celebri in assoluto. È La storia d'Italia, fumetti di Enzo Biagi. Non so se l'avete mai visto o sentito. Enzo Biagi ha fatto questa serie di volumi pubblicati fra, mi sembra, fine 70 e gli anni 80 da Mondadori, con vari autori ai disegni. E a Dante dedica 3 pagine e 2 vignette, se non ricordo male. Questa qui è la prima pagina dedicata a Dante, che racconta in brevissimo tutta la sua infanzia, perché il problema della storia d'Italia a fumetti di Biagi è che è molto sintetica. Per cui appunto la vita di Dante in tre pagine. La prima pagina c'è dalla nascita alla morte di Beatrice. La seconda pagina racconta della sua vita politica, che era la cosa che interessava di più a Biagi evidentemente. La terza pagina racconta degli ultimi anni, per cui della commedia, della scrittura della commedia, di come la commedia viene accolta dal suo pubblico e della morte. Il disegnatore di questa pagina è riconoscibile, perché ha un po' d'occhio fumettistico, dalla faccia, da come ha disegnato il volto di Beatrice. È Milo Manara, non so se ci avete presente, il più grande disegnatore erotico vivente, penso. E appunto, non ha la storia d'Italia di Biagi non ha molto, molto succo alla fine, anche dal punto di vista dantesco. È bello, questa qui è forse però la Beatrice più bella mai disegnata in un fumetto, perché l'hanno data all'uomo giusto. Arriviamo a Toninelli, ma io anche lì avevo messo altre immagini in ordine, ma evidentemente Ubuntu legge l'ordine alfabetico in maniera diversa da Windows. Ok, offside. Siamo nel 1969. A Roma viene fondata questa rivista che si chiama Offside, da un editore minuscolo che si chiama NECA, se non ricordo male, che ha dei contenuti fenomenali. È un giornale e al suo interno ha delle cose davvero bellissime. Già in copertina viene annunciato Crepax, il creatore di Valentina, l'ha creata su Linus nel 65,
ma aveva fatto praticamente un graphic novel, un romanzo a fumetti di fantascienza che si chiama L'astronave pirata, uscito per Rizzoli in un unico volume, e poi su questa rivista presentato a puntate a colori, o meglio, a due colori, per cui nero e verde, nero e viola. Strisce americane, e questo qui è un disegno di Bonvi. Non so se avete presente Bonvi, creatore delle Sturmtruppen, per cui c'erano le Sturmtruppen su questo giornale e le sue storie brevi, ispirate tipo ai confini della realtà, per cui storie brevi assurde, di fantascienza, fantastiche, con fine alla sorpresa. Già dai primi numeri invitano i lettori a collaborare e un ragazzo molto giovane manda i suoi disegni ed è il signore di cui abbiamo visto prima la foto, di cui io sono indegno supplente, ovvero Marcello Toninelli. Toninelli, toscano, mi sembra che lui non è di lì, lui vive a Livorno adesso, ma è Senese, di Siena sì. lui, ecco. Già da ragazzo pasticciava mentre era a lezione. E pasticciava battute su Dante anche durante le lezioni. La prima o una delle prime che ha disegnato vede un uomo seduto di spalle. Dante che si avvicina, gli chiede, l'uomo è un'anima seduta di spalle, gli chiede qualcosa, questo non risponde, non risponde, non risponde, e Dante fa Virgilio: Virgilio, ma perché questo non parla? Perché è sordello. Le battute. Visto che come del maiale, del fumetto non si butta nulla, Toninelli questa battuta se l'è riciclata quando ha fatto poi il purgatorio a fumetti, pari pari l'ha rimessa anche nel purgatorio a Esatto, fumetti. è vero. Lui manda i suoi disegni in redazione, glieli pubblicano senza pagarlo, e glieli pubblicano nel numero 10 e nel numero 11 del giornale. Il numero 11 del giornale è l'ultimo numero del giornale, per cui morta lì. Ha una seconda vita, gli pubblica un'altra puntata e poi muore di nuovo offside per la seconda volta. In totale sono usciti, se non sbaglio, 17 numeri che dovevano essere quindicinali, ma sono usciti nell'arco di 2 anni. È stato un disastro, tutti hanno perso un sacco di soldi. Nella copertina del numero in cui compare il suo Dante c'è questo disegno Io lo sul trovo giornale ed è bellissimo. bellissimo, sia il tratto di Toninelli che la battuta. Io commento il tratto e lei la battuta. Sì, il problema è se leggessi. Fatti non foste a leggere comics bruti, ma per seguir stornelle di Valenza. Storielle. Storielle di Valenza. Purtroppo sto leggendo di sguincio, per cui più intuisco che leggo. Storielle di Valenza. Inferno, poi canto 26esimo, come fosse Ulisse. Va bene, d'accordo. Siamo negli anni di Linus. Linus ha portato la coscienza che il fumetto non è cacca, ma è qualcosa di buono. Che anzi ci sono strisce come i Peanuts, che erano il portabandiera di Linus, commentati da Vittorini Del Buono e Eco nell'editoriale primo numero di Linus. Quindi da tra i più grandi intellettuali italiani dell'epoca, se non di sempre. E Offside in qualche modo va nel filone Linus, per cui autori che hanno pubblicato anche su Linus, strisce quotidiane americane rivalutate come opere degne, opere d'arte, e quindi da qui la battuta che Toninelli mette in bocca al suo Dante. E da qui anche probabilmente l'idea del Dante di Toninelli, che è una striscia umoristica in tutto e per tutto come quelle americane, per cui 3-4 vignette con la battuta alla fine per un pubblico adulto, per cui molte delle battute che fa Toninelli un bambino non è in grado di coglierle, sono appunto pensate per un pubblico più maturo. Mi pare di individuare già in questo disegno un tratto che caratterizza poi il Dante successivo ed è: mi trovo qui per caso, dove sono, cosa devo fare? Cioè lo smarrimento, lo straniamento del personaggio. Sì, in Toninelli sia Dante ma anche Virgilio, che è una cosa che mi fa impazzire,
non sanno che cosa devono fare. Sono due che sono lì per caso, ma Virgilio stesso non è una guida saggia. È uno che viene preso alla sprovvista dagli eventi, preso alla sprovvista dai dannati, che sono tutti dei pazzi furiosi. Per cui anche le figure epiche, le figure tragiche vengono ribaltate in una maniera umoristica che spiazza i personaggi stessi in qualche maniera. Adesso lo vediamo con maggior precisione, però vorrei ricordarvi che questo rientra in una precisa tradizione letteraria toscana. Tradizione letteraria nella quale è da scrivere anche, per esempio, Pinocchio per tutto, cosa mi succede, oh mamma, dove sono, fa le cose sbagliate, esattamente come farà Dante, prende la strada sbagliata e fa i movimenti sbagliati e così via, in una sorta però di sgangherata visione del personaggio e costruzione del personaggio che risponde, miei cari, perfettamente a quello che noi siamo, perché noi a questo mondo siamo soltanto degli sgangherati, sappiamo esattamente cosa fare, dove andare, quali scelte fare, ditemelo voi, no? E quindi tutto sommato coglie l'eidos più profondo del nostro essere più di quanto non sembri apparentemente, no? D'accordo. Andiamo avanti. No, ho seguito, non sembra, ma ho seguito. No. Questa qui è la prima striscia del Dante di Toninelli, che è già emblematica perché smonta di già nella terza vignetta la figura di Virgilio, per cui Dante, terrorizzato dalle tre belve, abbarbicato sul cartello Selva Oscura, che urla perché tre fiere cercano di spingermi di nuovo verso la Selva Oscura. Ci sono qui io, Dante, dice Virgilio. Ah, quattro fiere cercano di spingermi verso la Selva Oscura. Per cui la guida che dovrebbe essere il suo salvatore è la quarta fiera, viene preso e appunto viene messo, viene considerato anche lui una minaccia, non viene riconosciuto. Niente. Il non capire niente è la base di uno dei tormentoni poi dell'inferno fatto da Toninelli. Questa versione potete vedere che è ridisegnata rispetto a quelle di Offside, perché le strisce pubblicate su Offside, i disegni originali non gli sono mai stati restituiti, oltre a non essere stati mai pagati, per cui lui l'ha ridisegnata prima per Foxtrot, si chiamava, un mensile che si era fondato praticamente lui, che poi è confluito in Fumo di China, che è una delle poche riviste di critica fumettistica che c'è ancora in edicola, e poi l'ha pubblicata a colori sul Giornalino, quindi giornale cattolico, modificando qualche battuta, per cui non poteva Brunetto Latini, ad esempio, non poteva essere omosessuale sul Giornalino, perché per i bambini cattolici era problematico spiegargli, penso che fosse più problematico poi immagino per la mamma spiegargli quale fosse il peccato di Brunetto piuttosto che il concetto in sé, però. E allora tutte le battute le aveva girate sul fatto che lui era il messo di Dante, che aveva la bacchetta con cui bastonava Dante, eccetera. E poi adesso di recente questo autunno l'ha ripubblicato tutto insieme, Inferno, Purgatorio, Paradiso e Vita di Dante, con un editore che si chiama Shockdom, ha fatto il volume completo, definitivo. Questo qui è uno dei tormentoni della serie, ovvero che Virgilio non viene capito. Virgilio, con la sua celebre frase «Vuolsi così colà dove si pote ciò che si vuole, più non dimandare», che viene presa costantemente per uno scioglilingua da tutti. Caronte è il primo a cui la dice, che ha questa faccia stupidissima, e poi domanda: bene, ma tornando alla mia domanda, che ci fa il tuo amico qui tra i morti? E questa cosa gli succede 3 o 4 volte, Virgilio, con dannati, con i diavoli, con i centauri. Quando lo fa con i centauri viene riempito di frecce, perché i centauri non capiscono e lo sfrecciano tutti. Per cui anche qui quello che dicevamo, Virgilio che perde la sua componente di guida, di maestro, per essere un... non posso dire parolacce. Dunque c'è un riferimento sottile ma percepibile a quanto segue. La cultura accademica, la cultura, non sbaglia una sillaba, la citazione di Dante è perfetta, Caronte parla esattamente come un uomo di strada, lui no, non riesce
né a spiegare la realtà ed è profondamente scollata rispetto alla realtà. Questo Toninelli in qualche chiacchiera l'ha detto, ma questo si vede... Ma cosa mi stai dicendo? Io ti sto chiedendo una cosa, facendo una domanda, rispondimi. No, ingessato, imbalsamato, Virgilio sa solo rispondere quello che gli hanno insegnato. Battute, questo è Cicerone che il grande oratore, l'altro che lo sta ad ascoltare è Zenone lo Stoico. Questa è una delle mie battute preferite. Minosse, che interroga appunto questo che è palesemente un cannibale, per cui ho osso sulla testa, eccetera. Qual è la tua colpa, amico? Ho ucciso i miei genitori e poi li ho mangiati. Finirà tra gli assassini, vero? Certo. Vai dannato, cerchio dei golosi. E lui, completamente nonsense. Toninelli usa sia battute così spiazzanti sul nonsense, sia inserimento, poi ve ne faccio vedere qualcun'altra, di elementi di modernità completamente fuori contesto che spiazzano. Questo però si ricollega al Caronte che dicevamo prima. Virgilio si è già preso un paio di badilate per il vuosi così colà, eccetera, eccetera, e davanti a Minosse si rifiuta di usare la frase. Allora, Dante, ci pensa Dante, e in quel caso Minosse capisce e li fa passare, ovviamente con Virgilio che impazzisce dalla rabbia. È bellissima l'espressione di Virgilio con gli occhi incrociati, stupito, ma ancora le braccia conserte perché stava tenendo il broncio come un bambino. Anzi, questa volta le stringe ancora di più, è il segno di rabbia repressa, adesso capisco. Dai. Vabbè, Paolo, wow, questa è una Francesca sensualissima. Questa è smontare invece i vari personaggi mitici che non mi vuole far parlare, no? Sì. Per cui Paolo e Francesca, dove Paolo è un roito. Lo vedete. Per i più balbetta, per cui... Comunque vorrei dirti che la prima miniatura in cui si rappresentano Paolo e Francesca nel momento in cui incontrano Dante è una miniatura in cui loro sono assolutamente nudi, con gli organi genitali grandi e ben in vista, ed è il codice Gradenigo, quindi non fa altro che sì. Però, no. Ma peraltro organi genitali, sto guardando sì. Paolo, organi genitali che peraltro nella versione giornalino Toninelli ha dovuto sbianchettare uno per uno, sì, ovviamente. La cosa impressionante è che c'era una cultura, una capacità e possibilità di rappresentazione nel XIV secolo molto più libera di quanto non sia adesso. È paradossale, ma è così. Perché avete presente il giornalino, è edito dalle Edizioni San Paolo, che sono le stesse di Famiglia Cristiana. Non può comparire sulla versione per bambini di Famiglia Cristiana una schiera di peni delle varie anime, e allora le ha dovute tutte sbianchettare. Ho visto nel pubblico, adesso si vede di tutto. Io ho memoria di qualche statua coperta, impacchettata di recente, quindi vabbè, non ci siamo ancora. No, per carità, sto parlando degli anni di Toninelli, ovviamente, non proprio di quelli nostri. Il giornalino degli anni 90, l'edizione del giornalino, ma l'avevo letta io da bambino. Anni, già in 25 anni il costume è cambiato parecchio. Dai. Ancora Virgilio che non ha idea di quello che sta facendo. Papè Satana Leppe, Dante gli chiede che cosa vuol dire e Virgilio è costretto a cercarlo sul vocabolario inferno italiano. La cultura accademica che non risponde, vai. Incomprensibilità fra la cultura accademica e la vita normale. Ecco, oltre quelle mura inizia il sesto cerchio. Come si chiama quella città, maestro? Dite, Dante. Ho detto, come si chiama quella città? Dite, Dante. Prima di tutto non capisco perché improvvisamente mi dai del voi. E poi, sono tre volte che te lo ripeto, sei diventato sordo. Farinata, anche qui Farinata che
Toninelli è tentato di rappresentarlo con dignità, con tutto l'orgoglio di Farinata, per cui lo vedete disegnato con la, tutto in piedi, con la mano fuori che si tiene fuori dalla tomba. In realtà, adesso temo di, ecco, non ho neanche la vignetta successiva. No, no, stavo guardando. Esatto. Dante, so che tra te e lui ci sono vecchie ruggini politiche, ma confido che ti dimostrerai superiore a Semini. Dante! E fai cazzi suoi, letteralmente, manco lo sta a sentire. Sta piena di sassi per lapidarlo, peggio. Nella vignetta successiva, che ovviamente non ho tirato su, Farinata tira fuori addirittura un bandierone da stadio e inizia a sventolare il bandierone con scritto Forza Ghibellini. Sì. Per cui anche lui, che quando compare ha la dignità del personaggio dantesco, la perde completamente nella seconda vignetta. Appena parla con Dante, capisce che quello è Guelfo, ritira fuori la sua cosa. Qui è Virgilio che viene frecciato dai centauri, come vi dicevo, con Dante che ormai l'ha capito la faccenda e cerca di bloccarlo. Va bene. Capaneo, questa, anche questa qui è stata modificata per la versione del giornalino, soprattutto nel primo balloon di Capaneo, dove dice nessuno mi impedirà mai di maledire quel porco di balloon, così. Nella versione del giornalino non usava neanche quel porco di, diceva tipo nessuno mi impedirà mai di maledire e basta, o qualcosa del genere. Brunetto Latini che lo bacchetta da lontano, dalla bolgia lo bacchetta, perché è il maestro, e quindi tutte le battute virate sul fatto che lui è maestro e non sull'omosessualità. Lui, Toninelli, aveva fatto un giro in un'edizione, aveva fatto le battute sull'omosessualità, le ha sostituite con battute sul fatto che fosse il maestro per la versione giornalino, e in questa qui, che è, diciamo, quella completa, ha deciso di mantenerle poi entrambe. Però il disegno della verga rimanda. Eh? È la bacchetta da 3 metri del maestro. Mettiamola così, va bene, vai avanti. Io bambino non potevo cogliere per me era una bacchetta da maestro. Per cui, sui bambini che leggevano il giornalino ha funzionato benissimo. Qui ancora la solita Virgilio che cerca il vuolsi così, ma viene bloccato da Dante. Stavolta Dante riesce a bloccarlo. Ehi, ma tu sei vivo, che ci fai qui? Vuolsi così qua? Virgilio, ah, turismo. E questo è quello che vi dicevo, inserimento di cose a caso a parte Toninelli per spiazzare i lettori. E chi sei tu che mi hai scambiato per Bonifacio VIII? Niccolò III è grande casata degli Orsini e ora scusami il mio orario di visita dei parenti. Qui, Yogi. Yogi e Bubu, inserimento di cose che nulla c'entrano, ma ne fa un tot, per cui a un certo punto nel Purgatorio c'è Obelix, oppure mi sembra che sia Topolino, cioè ci sono un sacco di cose di questo tipo. Ancora qui andare a distruggere la sacralità del momento dantesco. Per cui Dante che fa l'invettiva contro i simoniaci, io sputo sulla vostra ingordigia, e il tizio che si ritrova con la fiammella spenta che chiede se Dante può sputare anche sull'altro piede. Il momento solenne che finisce in niente. Idem, cioè è la costante dell'umorismo di Toninelli. Qui con Ugolino e Ruggeri, che appunto dice che gli ha lasciato Ugolino a morire di fame, ma non sarebbe stato meglio risolvere il problema con corda e sapone? Ah, credi davvero che li avrebbero mangiati? Ruggeri che non capisce a cosa si riferiva Dante. E qui sono sicuro che sarà un'opera immortale, dice Dante, uscito dall'inferno, e che la leggeranno in tutto il mondo. Ho già deciso anche il titolo. Ah sì, e quale? Viaggio al centro della terra. Jules Verne, va bene. Ok, e siamo in un altro mondo. Siamo in un mondo completamente diverso. Sì. Dove Toninelli fa Dante
per divertirsi di base, perché se iniziava a farlo durante sui banchi di scuola perché voleva fare quello e poi riesce a trasformarlo in un mestiere, perché dopo Dante Toninelli per il giornalino ha iniziato a fare riduzione a fumetti di tutte le opere letterarie. Peraltro la sua, qui vi ho portato solo delle Strisce dell'Inferno, però la sua è l'unica Divina Commedia completa, per Completa, sì. cui ci sono tutti i personaggi che Dante incontra in tutte e tre le cantiche. E, dopo, appunto, dopo la commedia farà l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, l'Orlando Furioso, la Gerusalemme liberata, sta lavorando ad essere Promessi Sposi. Per cui continua con questa sua opera Il di... cattolico Manzoni se l'è lasciato in fondo. Lo sta facendo peraltro non sul giornalino, su Fumo di China, dove è un po' più libero. Non male, vai. Questo qui invece è un progetto su Dante completamente diverso. Questo qui è un libro uscito l'anno scorso, scritto da Alessio Duva, che è un grafico, sceneggiatore e fondatore della casa editrice per cui ho pubblicato questo libro, che si chiama Kleiner Flug, ed è una casa editrice che fa fumetti didattici. Cioè, tutto il loro catalogo, quasi tutto il loro catalogo, è composto da riduzioni a fumetti di romanzi o vite di personaggi celebri, anche di personaggi non stranoti, non importantissimi come Dante. Ad esempio, cosa hanno fatto di recente? Hanno fatto Serra, Renato Serra. Ha fatto un fumetto sulla vita di Renato Serra, pagato perché hanno lavorato, loro lavorano molto con istituzioni. Mi sembra che sia stata la Biblioteca Malatestiana che gli ha finanziato in parte questo lavoro. Dovrebbero fare, mi diceva Alessio qualche tempo fa, che stanno lavorando con l'Ordine Domenicano per fare una biografia a fumetti di San Domenico, ad esempio. E sono andati a ritagliarsi quindi proprio una nicchia nel mercato fumettistico di questi fumetti didattici, appunto, che però sono sempre realizzati non con pedanteria, non sono la lezioncina, ma ognuno ha una chiave di lettura abbastanza particolare per renderlo interessante anche a chi non deve leggerseli per ripassare la vita nuova senza ripassarla davvero, che poi è l'uso che io facevo della commedia di Toninelli quando ero alle medie, ad esempio. Questa qui appunto è il Dante fatto da lui, disegnato da Astrid Lucchesi, che è una giovanissima disegnatrice, nel senso che ha la mia età, quindi ha 29 anni, e che ha un punto di vista particolare. Adesso non so se la qualità dell'immagine permette di leggere questa didascalia. Si capisce poco questa didascalia. Ve ne faccio vedere un'altra allora. Ecco qua. Il punto di vista della vita di Dante, È del suo, racconto della vita di Dante, è quello di è Beatrice. quello di Beatrice. Ebbe a incontrarlo una prima volta intorno ai 9 anni, quando mio padre invitò come d'usanza i vicini congiunti a cantar maggio. Ricordo come ora che quando mi vide il suo volto perse per un istante l'aria grave. Per cui a raccontare la storia, a raccontare la vita nuova, perché poi è quello poi il succo del libro, bene o male, più la parte del purgatorio negli ultimi canti, quelli nel giardino dell'Eden. Per cui a raccontare il rapporto e la salvezza di Dante attraverso Beatrice è Beatrice stessa, che è questa bambina con gli occhioni, disegnata con uno stile che è a metà fra illustrazione luzzatiana, comunque tradizionale italiana, e un po' di manga, perché la nostra generazione si è beccata quello, quindi è influenzata su quello, da quello. E in questa maniera sono riusciti a fare un fumetto che appunto non è banale, non è affatto banale, perché ribalta completamente tutte le visioni classiche di Dante. Ad esempio, l'incontro fra Dante e Beatrice 9 anni dopo, quando si incontrano sul Lungo Arno e lui sta praticamente per svenire quando la vede, che diventa tipo quel deficiente che abbiamo visto che mi stava svenendo davanti. Lei sta utilizzando l'iconografia dantesca a piene mani, e anche questa è una chiara coppia,
di un celeberrimo dipinto dell'incontro di Dante e Beatrice. Perché sì. In molti casi il gioco degli autori che si ritrovano a dover raccontare Dante è andare a rielaborare con il loro stile, con questi acquerelli, rappresentazioni, rappresentazioni precedenti. Questo qui, ad esempio, è l'unica splash page, l'unica tavola intera con un'unica vignetta che è, in realtà inizia nella tavola precedente, è l'unica poesia riportata per intero che è "Donne che avete intelletto d'amore", per cui Dante a un certo punto recita nel fumetto, recita tutta la poesia. E appunto è l'unico caso all'interno del libro in cui questo succede. Normalmente preferiscono trasformare, reinterpretare il testo e anche le poesie, trasformarle in prosa o pescare soltanto qualche verso per rendere più leggero la lettura. Pensate che il target di questo libro sono i ragazzini delle medie, magari i primi anni del liceo. Mettere delle spatafiate diverse all'interno di un fumetto rallenterebbe moltissimo, appesantirebbe moltissimo la lettura dell'opera. Posso fare una piccola osservazione? In realtà il linguaggio di Dante è molto più comprensibile di quanto i nostri o vostri professori non abbiano venduto. Se io dico "tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando ella altrui saluta, con ogni lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare", non mi dite che avete bisogno di traduzione. Ella si vien sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta. È bisogno di traduzione? No. No, ma quello che... E anche questa canzone, "Donne che avete intelletto d'amore", è facilmente comprensibile. Secondo me però non è un problema di comprensione, ma di ritmo della narrazione a fumetti. Per che cui non sostiene... introdurre nei balloon, certo, troppi versi, vista, sì, troppe cose di questo tipo rischierebbe appesantire la narrazione. Questo è perfettamente corretto. Per questo... Non mi riferivo al fatto che i ragazzini non sempre... È che si dice "adesso prendiamo Dante, facciamo la parafrasi di Dante... E invece leggilo, ascoltalo e capisci tutto". Andiamo avanti. E in questo libro c'è anche la morte di Beatrice, e lei che va da la chiamata di Virgilio, eccetera. E poi questa qui, a proposito di iconografia rielaborata, questa tavola che è una rielaborazione di Dorè. Sì, esatto. Rifatto appunto da Astrid in acquerelli, e adesso però l'impostazione è quella di Dorè. Sempre a Cranio Flug ha fatto anche, a proposito di personaggi non celebri come Dante, Farinata, cioè una versione a fumetti della vita di Farinata, che inizia, si apre con l'incontro fra Dante e Farinata all'inferno, con Farinata che si dettaglia vignetta per vignetta, perché prima è un'anima, non si vedeva qua, prima è un'anima confusa, una specie di fiammella che esce dal sepolcro, e alla fine, quando Dante si avvicina per parlargli, si dettaglia pian piano, all'aspetto quasi del convitato di pietra del Don Giovanni di Mozart. Sì, è un misto fra il convitato di pietra e Capitan Harlock, se guardate la faccia. No, è vero, i capelli sì, hai ragione, Capitan Harlock. Però è vero, è Capitan Harlock sì, di pietra. Sì, guarda, soprattutto in basso a destra avete il Capitan Harlock, ma perfetto. Ma ci sta, perché Capitan Harlock è un personaggio fiero, nobile, a me piaceva, tutto d'un pezzo. Non, erano i miei figli naturalmente che lo vedevano, ma era... E anche Farinata, perché... Il personaggio che esce da questo fumetto è quello di, sì, il nemico dei Guelfi, ma anche colui che aveva cercato di salvare la città, anzi, che aveva salvato la città, che era stato magnanimo con i vinti, eccetera, eccetera. Qui, anche qui influenza de manga, Sì. Certo. Questo, secondo me, lui è un po' più vecchio, il disegnatore, di cui non ricordo il nome, perdonatemi, è un po' più vecchio, secondo me, di Astrid, e quindi è più Capitan Harlock, mentre quello prima mi faceva di più la Takahashi, che è, sì, anche se più o meno è, sì, Takahashi sì, è sì, la Mu,
L'Amour Ranma, ce l'avete presente? Maison Ikkoku, sì. Inuyasha. Ok. Non sta bestemmiando. No, sono andato in ordine cronologico. Inuyasha ci siamo arrivati. E lei si fa più agli shoujo, quindi ai manga per ragazzine. Lui si fa di più agli shonen classici, quindi ai manga per maschi, di cui dopo vi farò vedere una cosa che è bellissima. Bellissima e imbarazzante al tempo stesso, come tutte le cose bellissime dei fumetto. E, per cui Farinata racconta la sua storia, racconta anche ciò che poi nella commedia non c'è. Racconta proprio la sua biografia in questo caso, per cui tutte le vicende politiche che lo vedono coinvolto, la battaglia di Campaldino, giusto? Stavo guardando il modo in cui Farinata parla. Naturalmente non replica i versi della commedia, ma parla di un italiano arcaico che l'autore presume avrebbe potuto essere verosimilmente parlato nella Firenze duecentesca. Sempre per quello che si diceva prima, non posso mettergli in bocca esattamente i versi. No, certo. Anche non quando si incontrano, sì, vengono un attimino modificati, vengono trasformati in prosa cercando di mantenere però le stesse parole per questioni di ritmo. E anche qui appunto parla un italiano arcaico più o meno fiorentino dell'epoca. Oh, shonen, quello che vi dicevo prima. Questo qui sembra Dorè, è preso come impostazione, come disegno da Dorè. Ma se vi dicessi che questa pagina è una pagina di questo stesso fumetto, questo qui è la versione manga della Divina Commedia fatta da Go Nagai. Conoscete Go Nagai? Go Nagai, sì, è il creatore di Mazinga, di Goldrake, di Jigrobo, di Devilman, è il papà dei robottoni. E quando era ragazzino gli è stata regalata la Divina Commedia, che in Giappone è poco nota, poco tradotta. Mi ero fatto un po' di ricerche, anche se tradotta dal Novecento, però viene utilizzata ovviamente soltanto da studiosi universitari, da studenti dell'università che studiano il Medioevo, che studiano italiano, letteratura italiana. Non è per niente diffusa. Lui era appassionato di disegno, gli regalano la commedia illustrata da Dorè. Dopo che si è fatto i soldi con i robottoni, ha deciso di fare il fumetto della Divina Commedia, e fa tutte e tre le cantiche, dove è uscito in tre volumi in Italia. I primi due sono l'inferno, il terzo sono Purgatorio e Paradiso messi insieme perché li riteneva meno interessanti. In effetti ci sono meno incontri, ci sono meno cose dinamiche, anche se poi a livello di... non ci sono meno incontri, sì, parlano di più i personaggi, meno personaggi, più parole. No, il problema è che la forza drammatica dell'inferno è più facilmente rappresentabile, e l'evanescente ma straordinaria, anche se intensa, bellezza, per esempio, del paradiso da origine immagini tutto sommato statiche, o più statiche rispetto all'inferno. Anche semplicemente in Toninelli, sì, l'inferno è molto più ritmato. Purgatorio e Paradiso, quello che dicevo, parlano di più. In effetti, ci sono. Lì ha dovuto rallentare, non fa più una battuta ogni tre vignette, la fa ogni sei, perché c'è più parola, ci sono più concetti da spiegare anche. L'inferno è riuscito a tenerlo più ritmato. Sì, ma Toninelli. Poi, di fatto, paradossalmente, la violenza, lo scontro, la morte, Thanatos, è più forte di Eros quando lo rappresenti. E questo, ahimè, è così. Scusa, ritorno un attimino. Sì. No, stavo pensando a una cosa, ma era inutile. È perché... bellissimo questo gioco. Puoi ritornare sull'immagine di Lucifero precedente? Devo zoomare? La vuoi raccontare ai ragazzi? Perché l'ho trovata straordinaria. Allora, da Dorè, questo disegno fatto di mille righe molto ravvicinate fra di loro, che cos'ha di particolare? Cioè, quale commento faresti su questa immagine che da Dorè ovviamente deriva in maniera plateale? Go Nagai ha uno stile che normalmente è completamente diverso da Dorè, e qui, certo, si è sforzato di Dorè
doreizzarlo, ma più negli sfondi che nei personaggi. Per cui sto pensando se è un'immagine in cui si vede meglio. Spesso sì, i personaggi vengono quasi copia incollati sul disegno di Dorè. Adesso ecco, non ce l'ho, maledizione. Sembra quasi che li abbia disegnati su un altro foglio e ce li abbia appiccicati sopra, molto spesso, perché i personaggi lui li disegna col suo classico tratto manga classico, proprio il suo, per cui non c'entrano niente con Dorè. E spesso c'è anche un salto molto forte di grafica fra una pagina con tutti che urlano con le facce arrabbiate così e una vignettona che prende tutta la pagina, una splash page tutta con il tratteggio fittissimo fatto alla maniera di Dorè. Se tu dovessi spiegare in maniera naturalmente sintetica che cos'è un manga, il disegno manga, che caratteristiche ha? Allora, manga vuol dire semplicemente che ne pensi molti, vuol dire semplicemente fumetto in giapponese. Per cui qual è la caratteristica del disegno manga? Il disegno manga si è evoluto per conto suo, perché il Giappone dal punto di vista fumettistico è stato completamente isolato fino agli anni 70 circa, per cui Osamu Tezuka, il dio dei manga, che prendeva il disegno disneyano e se l'è modificato, ha creato poi una scuola, non una scuola vera, nel senso non è che erano suoi allievi, un filone, e ha avuto molti imitatori, ha praticamente inventato tutti i vari generi del manga insieme a un po' di altri autori suoi coetanei, e fino agli anni appunto 70 si è evoluto per conto suo. Fra le caratteristiche del manga, ad esempio, c'è una delle più interessanti, è il disegno al contrario rispetto a quello europeo dei movimenti del moto. Ad esempio, in un fumetto europeo, se devi disegnare una macchina che si sposta, lo sfondo è fisso e la macchina viene in qualche modo fatta spostare con un tratteggio, oppure qualcuno dei fumetti più vecchi era come se la macchina avesse un'ombra, per cui disegnate tipo tre volte la macchinina una sull'altra, per cui fondo fisso, camera fissa e oggetti in movimento. Il manga fa esattamente il contrario. Restiamo sui manga classici. Akira, ce l'avete presente? Di Otomo, è un manga più bello che abbiano mai fatto. C'è Kaneda, il protagonista, che va in giro con la sua moto rossa. Tutte le vignette in cui Kaneda va in giro con la moto, moltissime, sono inquadrate dal lato con la motocicletta a fuoco e tutto lo sfondo invece trasformato in un unico gruppo di linee cinetiche. Per cui la rappresentazione del movimento manga è esattamente l'opposto di quello occidentale. Un'altra caratteristica del manga è un uso enorme degli onomatopee. Hanno una codificazione molto più alta che in Europa. In Europa, ad esempio, in Europa, in America, comunque nel mondo occidentale, un mitra che spara può fare ratatat, può fare Buddha Buddha Buddha, come nei fumetti americani il punitore, cioè con la Gatling che ammazza i mafiosi, fa Buddha Buddha. In Giappone invece, se ci sono due onomatopee diverse, indicano due suoni esattamente diversi, per cui il suono di un libro che si appoggia sul tavolo è diverso dal suono di un martello che cade sul tavolo. Magari l'europeo lo rappresenterebbe alla stessa maniera, o magari due europei lo stesso suono lo rappresenterebbero in due modi diversi. I manga che invece sono molto più codificati, sono più diverse questi scarti. E ci sono onomatopee anche che non rappresentano davvero dei suoni. Se avete presente One Piece, nei manga di One Piece, quando c'è un colpo di scena, compare in scena un personaggio, c'è scritto dietro DON, che non è un vero suono, è un colonna sonora praticamente. C'è scritto proprio D-O-O-O-O-N. Più O ci sono, più è più potente il suono. E è una cosa che in Europa non si fa. In Europa viene rappresentato solo il vero suono, magari in maniere folli. Iacovitti, quello di cui parlavamo all'inizio, la gente che sparava a volte scriveva spar spar come onomatopea dello sparo, però era la ripetizione comunque del suono, folle ma comunque del suono. E Ichiro Oda rappresenta il colpo di scena con un suono.
Senti, possiamo vedere un pochino meglio questa pagina? Sì. Altra caratteristica del manga rispetto al fumetto europeo, che però adesso nel fumetto europeo si è andato a perdere, è la libertà maggiore nella gabbia. I fumetti europei fino al tipo adesso, sul fumetto popolare, la Bonelli ancora adesso praticamente, lavorano con una griglia fissa. In Italia di solito si lavora a 6 vignette, sia la Disney che la Bonelli, quindi Tex, Dylan Dog, Martin Mister, eccetera, lavorano con 6 vignette. Il manga invece ha sempre avuto un'impaginazione più libera, così come dagli anni 80 anche il fumetto americano. Questa è un'altra caratteristica proprio di impaginazione. E poi vabbè, il manga, penso lo sapete tutti, si legge al contrario. Si legge da destra a sinistra, che però non... è divertente perché è una caratteristica che si ritrova tipo anche nei fumetti israeliani, perché anche i fumetti israeliani, visto che l'ebraico si legge a destra e a sinistra, si leggono al contrario, per cui è una caratteristica che hanno in comune manga e Israele. Sì, che ci crea qualche problema però, perché noi distinto e c'erano e lì ci sono due scuole di pensiero. La scuola di pensiero, la prima italiana, fino a Dragon Ball, fino al 90 e non mi ricordo cosa, tipo 91 subito, consisteva nel girare i fumetti, specchiarli, per cui la Granata Press, le prime cose della Planet Manga, le prime cose Star Comics, le cap, quelli fatti curati da K all'inizio, erano specchiati manga, per cui la tavola veniva ribaltata in modo da avere senso di lettura occidentale, per cui nei fumetti in Italia Capitan Harlock ha la benda sull'occhio sbagliato, perché ribaltando un personaggio asimmetrico. E sono tutti mancini nei manga, nei primi manga tradotti in Italia, perché tutti ribaltati, combattono tutti con la spada o la pistola nella sinistra. Dagli anni 90 Dragon Ball è stato poi appunto il fumetto, il manga più venduto, per cui quello che ha dato un po' la linea. Dagli anni 90 è stato deciso invece di educare il lettore, per cui se andate a comprare un albo Star Comics adesso in edicola, One Piece, Dragon Ball, la ristampa di Mesoni Koku bellissima, nella prima pagina per noi europei, per cui prendendo normalmente, aprendo la pagina, ci sono le indicazioni di lettura che ti dicono che stai sbagliando tutto, che devi girare completamente l'albo e che devi leggere prima la vignetta di destra e poi la vignetta di sinistra, prima il balloon di destra e poi quello di sinistra e viceversa e così via. E cosa volevo farvi vedere? Diciamo Gonagai si innamora di Dorè, si innamora del disegno di Dorè e decide di fare la sua commedia. Gli piacciono soprattutto le scene più forti. Lui, non so se avete letto Devilman è forte, splatter anche quasi in qualche punto, e lui si diverte particolarmente a rappresentarle. Ad esempio, quando avevo le visite guidate delle elementari impazzivano, erano tutti schifatissimi i seminatori di scismi, lui si diverte tantissimo a farli vedere squartati con il sangue che esce dal petto della tizia, la lingua mozzata. Questa lingua mozzata qui a me fa un'impressione spaventosa e ci gode tantissimo a far vedere queste cose, tantissimo. Il suo grande problema è che ha una conoscenza della cultura occidentale davvero scarsa, per cui non coglie riferimenti. Ad esempio qui Ipocriti, Caifa. Questa è la punizione per aver incitato la folla e aver portato quell'uomo a così doloroso destino. Non era Caifa. Non è? No, niente. Non era Caifa. Non viene. Diceva prima: io tempo fa pronunciai parole che non dovevo, e aizzando la gente feci decadere un uomo primo di peccato. Oppure, anche qui. Dante che si domanda se l'errore di Francesca è stato amare. No, nella commedia fatta da Gonagai manca la conoscenza del... la conoscenza del peccato è sbagliato. Non ha capito cosa vuol dire il peccato. Lui riduce tutto ad un livello terreno. Ad esempio, per lui i golosi sono peccatori perché mangiando tanto hanno tolto cibo agli altri. Ad esempio, manca il rapporto del peccato come oltraggio a Dio, come la dimensione spirituale del peccato, lo mantiene sul livello terreno. Oppure gli manca completamente il limbo nella commedia Gonagai, perché
probabilmente non conoscevi i personaggi che venivano citati, o gli avrebbe preso troppo tempo spiegare tutti quei personaggi che erano completamente estranei alla sua tradizione. Se non ricordo male, non mette nemmeno Virgilio nel limbo, no? Gonagai. Virgilio c'è, dice, è lì con Dante, dice io sono anch'io all'inferno, ma sì, non ha capito, non ha capito il limbo, non capisce molte cose. E lì il dubbio che ho io è se non l'ha capito o ha deciso di non rappresentarlo per non dover spiegarlo troppo, perché se i giapponesi non sanno chi è Cicerone, gli metti Cicerone e devi spiegarlo, e questo è un altro rallentamento. Considerate che questo fumetto comunque è un fumetto destinato a un pubblico di adolescenti e deve essere comunque un fumetto di intrattenimento e non di didattico, e quindi non poteva rallentare troppo la narrazione. È uscito nel 2012 un film tratto pari pari da un videogioco, che è Dante's Inferno. Questo film, che voi potete trovare anche, credo che trovate anche su YouTube, è figlio per molti aspetti proprio dei manga di Gonagai. Avete visto la faccia sempre perennemente arrabbiata di Dante? È una faccia che è figlia del volto del samurai, sempre pronto lì ad attaccare, a combattere. E in questo film del 2012 Dante è un crociato, è un guerriero, usa la spada, guarda caso, no? Gonagai ha influenzato, perché il passaggio poi è buffo, cioè dall'Italia Gonagai, che non ha ben capito, siamo arrivati alla produzione americana che ha capito ancora meno. Però, badate, anche in cose kitsch, perché tutto sommato per noi anche Gonagai ha alcuni aspetti kitsch. Sì, molto. Sì, anche soprattutto se in quella, il suo Dante. Sì, esatto. Anche se c'è una cosa che mi ha colpito in questo Dante's Inferno del 2012 e che racconto spesso e volentieri. Non avendo capito niente, avendo fatto una cosa kitsch perché è un crociato che va a combattere in Terra Santa, insieme a lui viene ucciso il fratello di Beatrice che stava combattendo con lui e così via. Allora, la sua missione è salvare Beatrice dall'inferno. Perché Beatrice è andata all'inferno? Perché gli aveva promesso: se tu mi dimenticherai e mi tradirai, io mi dannerò. Dante, lei muore, la tradisce, va con altre donne e quindi lei va all'inferno. Dante la vuole portare via, la vuole salvare, e lei non vuole a nessun costo, finché dopo battaglie stravolgenti, cose insomma anche molto pacchiane, però tutto sommato interessanti, alla fine dice una frase che io ho trovato bellissima. Non so se ce l'hanno messa per caso, coscientemente, a volte anche le cose buttate per caso sono. Dante dice a Beatrice: non perdonami, ma perdonati. Tu mi hai odiato, sei andata all'inferno perché eri piena di livore, di rabbia, di risentimento. Perdonami per quello che ho fatto, sì, ma soprattutto perdona te stessa, perché hai sbagliato. E a quel punto lei si trasfigura e da mostro, perché è un mostro con delle tette artificiali pazzesche, insomma. Andate e vedetela. E a quel punto lei si trasforma perché si è perdonata. Insomma, il perdono dell'altro e di sé è come unico modo per salvarsi. Questa chiusura io l'ho trovata bellissima, ed è anche profondamente vera, se ci portiamo dietro la zavorra dell'odio, della rabbia e quant'altro, e non si riesce mica a spiccare il volo. Siamo come le galline, i tacchini, insomma, che bla bla bla, però volare non volano. Andiamo avanti. A proposito di... quanto tempo abbiamo? Tipo ancora due minuti? Non lo so, mi sono persa. Sono alle 6 dobbiamo chiudere? Sì. La domanda è, mi raccomando, firmate, i fogli stanno già girando dall'inizio. Giuro che vi faccio vedere due robe al volo soltanto e poi... Sì, sì, ma non credo che se anche facciamo le 6 e 5 abbiano grossi problemi, dai. A proposito di andare all'inferno a salvare una fanciulla, Cavalieri dello Zodiaco. Appunto. Sì. C'è... la saga di Ade,
nei Cavalieri dello Zodiaco, dove Ade ha rapito Atena, come tutte le volte Atena viene rapita, i cavalieri devono andarla a salvare. E l'autore dei Cavalieri dello Zodiaco, di cui in questo momento mi sfugge il nome perché io sono un cane con i nomi giapponesi, era anche lui un amante di Dante e lo conosceva probabilmente meglio di Gonagai, e allora decide di utilizzare l'inferno dantesco per l'ambientazione di questo ciclo di Ade, per cui in fondo all'inferno c'è Ade che ha rapito Atena e i cavalieri devono superare i vari gironi che diventano a quel punto come dei livelli. Avete presente i Cavalieri dello Zodiaco, ma come poi tutti gli shonen, quindi tutti i manga per i ragazzini, adolescenti, Dragon Ball, One Piece, quelli che citavamo anche prima, Naruto, eccetera, lavorano a livelli, come un videogame, per cui i vari tizi e poi alla fine il boss, tipo Radish Nappa Vegeta, ad esempio, o la squadra Ginyu, il tizio che non mi ricordo mai come si chiama, Verde, e poi Freezer. L'inferno quindi è rappresentato come l'inferno dantesco, con tanto di descrizione dei vari peccatori che incontrano girone per girone e presenza anche dei personaggi danteschi e ovviamente della porta dell'inferno con lasciate ogni speranza voi che entrate. Questo lo saltiamo. Martin Mister Dante che è andato davvero all'inferno, Nathan Never, bla bla. Ecco, devo chiudere con la cosa più trash che ho trovato al riguardo, perché non si può fare, io dico di essere uno storico del fumetto, quello che sto cercando di fare, non si può fare gli storici del fumetto amando solo i fumetti belli, bisogna amare fortemente anche il trash. Negli anni 60 in America non c'erano solo fumetti supereroi, c'era anche una grande produzione di fumetti di fantascienza, fumetti horror molto all'acqua di rose, che in realtà c'era già da decenni prima. Negli anni 50 c'è stata tutta una campagna contro i fumetti horror, perché i fumetti horror insegnavano ai bambini ad ammazzare la mamma, e contro i fumetti supereroi perché Batman e Robin avevano di sicuro un rapporto omosessuale, e quindi c'era la gente in America che andava in piazza e bruciava i fumetti negli anni 50, tipo nazisti con i libri, tutta colpa di un tale psicologo che si chiamava Wertham, che aveva scritto un libro, La seduzione dell'innocente. Sì, non è l'unico, però loro si facevano, lui avevano fatto commissioni di inchiesta parlamentari con un editore di fumetti horror, interrogato in Parlamento con gli hanno domandato: ma le sembra normale che in un fumetto un tizio ammazzi un'altra colpi di ascia? È un fumetto horror. Ha chiuso la sua casa editrice e quindi niente. Dunque, c'erano i fumetti horror, poi sono stati all'acqua di rose. Chiedo scusa, di che anno è questo? È del 68, mi sembra. 66, Firenze. Era esattamente quello che volevo arrivare. È qui la gemma del trash. Allora, intanto la casa editrice Gold Key non esiste più. Faceva appunto anche i fumetti di Tarzan e di Zorro in quel periodo. La testata era Boris Karloff Tales of Mystery, era un classico antologico horror con un presentatore. Qualcuno di voi ha visto il film Creepshow? Sì. Era Creepshow, è tratto da uno di questi tipi di fumetti, per cui c'è un presentatore che può essere appunto lo zio Tibia, quindi un morto, un attore horror. Boris Karloff era il più grande attore horror, era stato Dracula, era stato Frankenstein, eccetera, e che era fanno da narratore le varie storie. E appunto in questa storia c'è un tizio americano che è in viaggio in Italia e, visto che ama tantissimo Dante, va sulla sua tomba a Ravenna e per caso gli si scrossa davanti un mattone e ci trova al suo interno un cofanetto. Apre il cofanetto e dal cofanetto bam, esce lo spirito di Dante. La lampada di Aladino. Esatto. Non si sanno i nomi degli autori, ve lo dico di già, non chiedetemeli, non li firmavano i fumetti all'epoca, più per contratto che per vergogna, però, perché non è che i fumetti Marvel che erano firmati fossero molto molto meglio. È Dante. Grazie a te,
moderno per avermi rilasciato dopo tutti questi secoli. Io sono uno scrittore. Lo spirito di Dante lo ringrazia e dice che ha una missione. E qual è la sua missione? Vendicarsi su Firenze, che l'ha esiliato e che non l'ha mai riaccolto. E allora lo spirito di Dante è ambientata qualche anno prima, è ambientata nel 66. Lo spirito di Dante arriva su Firenze, 4 novembre del 66, con tutte queste nubi, questi fulmini, eccetera, e scatena la piena dell'Arno, quella che ci sono ancora le tacche sui muri a Firenze. È arrivata a 2 metri l'acqua, tipo, era 2 metri? Di più? 6 metri. 6 metri? 2 metri niente. Per cui sappiate che è stata colpa di Dante. E sappiate che la città però è stata salvata dal nostro buon Foster, mi sembra che si chiami. Perché mentre c'è l'acqua che allaga tutto, lui capisce come fare a fermare Dante. Qual è l'unico modo per fermare Dante? Entrare in una biblioteca e prendere un manoscritto autografo di Dante, dargli fuoco, metterlo in una... Lo so benissimo. Metterlo in una... rimetterlo nella scatoletta, così che lo spirito di Dante rientra nella scatoletta. Scatoletta chiusa. Torna il sole, Firenze salva. Viva l'ignoranza, mamma mia. Dove appunto la cretinata più grande non è che è stato Dante a fare ma che ci un sia un suo autografo. Magari sì. Esisteva, ma l'ha bruciato Foster per salvare Firenze. Vabbè. Cioè, è lì, qui c'è la scena in cui lo brucia. Queste sono le prove che esisteva un manoscritto autografo di Dante, ma è stato bruciato. Posso dire una cosa? Che a volte io sono molto trash queste cose, ma sono di un infantilismo tale per cui quasi io mi vergognerei a farlo vedere ai nostri ragazzini, insomma. Siamo sotto. Però va bene. Che un lettore, un ragazzino americano, ma probabilmente neanche l'autore non può saperlo che non esiste un autografo di Dante. Che cosa ne sa un disegnatore di fumetti pagato a... pochi centesimi a tavola, che deve macinare albi e albi al mese per pagare le bollette. Anche loro hanno diritto di vivere. Hanno diritto anche loro di inventarsi qualche cretina. Peraltro che adesso a 40 anni di distanza, 50 anni di distanza, no, ci fanno ridere. È un meraviglioso, sacco. Cioè nella sua orribilità. Sì, no, è il bello, sì. Il bello del trash. Ma assolutamente. Il mondo del fumetto è pieno. Allora, il tempo stringe, il tempo di commenti temo che non ci sia. Se c'è qualche domanda. Sì, esatto, stavo per dire questo. Mi perdoni, ma si dice. Sì, no, mi perdoni, ma ci sono state scritte intere biblioteche in merito, Sì. Sì, volevo dirlo. Ci sono. Nei secoli, mi perdoni, ma sulla legge del contrappasso posso suggerirle una lettura molto interessante. Metà delle torture e delle pene inflitte con il contrappasso derivano dal libro della Scala di Maometto. Se vuol leggere, addirittura sì. Assolutamente, no. Posso rispondere anche fumettisticamente? Sì, vai. Nell'Eneide di Toninelli, quando Enea è nell'Ade, a un certo punto si vede Dante che sta prendendo appunti nell'angolino. Sì, fantastico. Allora, se non ci sono altre domande, purtroppo io starei qui ancora un'ora, ma il tempo stringe da matti. Se qualcuno, se dovete andare, andate. Però vorrei un grande applauso per Alberto Brambilla. Grazie. E signori, ho 2 inviti da farvi. 2. Uno, andate allo spazio fumetto. Senti, se io ti dessi le loro mail, li scrivi in newsletter? Vi andrebbe di essere informati sulle iniziative di spazio fumetto. Se qualcuno non vuole, me lo dica, perché naturalmente non posso arbitrariamente. Abbiamo però anche una bellissima pagina Facebook da mi piaciare. Sì, e esatto. Un profilo Twitter da followare. No, anche perché vi posso assicurare che sempre di più il nesso tra parola e immagine sarà fondamentale.
E un'altra cosa ve la dico alla fine invece dei nostri laboratori, sì, del nostro laboratorio, perché partiranno in autunno nel centro di Milano dei laboratori sull'animazione, sul disegno, su quant'altro. Poi abbiamo qua Shirin, è uno dei tanti progetti in cui mi sono cacciata, giusto per non far niente. Ragazzi, se non ci sono altre domande, Alberto è disponibile per domande singole, ancora qualche minuto Sì, puoi no, non ho restare. fretta. Vi congedo perché devo rispettare l'orario. Ci vediamo mercoledì prossimo, ancora guarda caso con Dante. Meno fumettistico, un po' più libresco, ma insomma. Ragazzi, a mercoledì. Grazie, cara. E Non me lo è fatto bene perché ricordavo. l'ho rifatto come visto l'elenco, però è qualcosa perché ne ho presi due, magari in quello lì non c'era. No, no, adesso lo riaggiorno con questi tre. Vabbè. Qui c'è il suo nome? Ah, ok. No, non c'è problema. Va bene. Prego.